Dottore Zinna, perché PIT Catania Città Metropolitana? Ma questo nome è insito nello sviluppo di questo centro di Catania, città diffusa che si allarga nel suo territorio della prima corona e la seconda corona di area conurbata, quindi facendo un sistema metropolitano tra i 14 che abbiamo in Italia di grande valenza, oltre che essere al centro del Mediterraneo. Complessivamente arriviamo a 470.000 abitanti. La missione che diamo a questo territorio è soprattutto l'innovazione, e l'innovazione intendendo dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista industriale, basta considerare l'high-tech. Quali interventi sono già stati realizzati? Ma abbiamo quelli dei contenitori culturali che riguardano quasi tutti i centri, dalle piazze ma anche a beni culturali per il ripristino delle piazze, ma con materiali tipici del territorio. E quindi questi sono interventi appunto dei beni culturali, oltre a quelli di riqualificazione urbana ce ne abbiamo parecchi. Nel caso di Catania in particolare, nell'asse città, percorsi turistici che proprio vanno a ridosso di via Etnea. Noi abbiamo fatto appunto dei progetti articolati in parte col bilancio comunale, in parte con il bilancio POR, con il bilancio PIT. Altri interventi riguardano il regime di aiuto per la vitalità che ha questo territorio per le imprese, la 401 per 21 interventi nelle PMI, l'innovazione di processo e di prodotto, e arriviamo a 26 milioni di euro. Il PIT Catania è impegnato anche sul fronte dell'e-government, in che modo? Per esempio con la 310 noi porteremo 320 persone per l'informatizzazione della pubblica amministrazione, perché vorremmo che ci fosse un dialogo permanente nella pubblica amministrazione fra il personale, proprio in direzione del vertice di Lisbona.